Bracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo diretto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima tra rumors, leakisis e newsisis, quindi non c'è tempo da perdere. Supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Grazie gigantesco a Togi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Dopo la rivolta porolare della scorsa volta, torna all'angolo della poracciata più ricco che mai. Come al solito, l'Epic Game Store ci offre l'apertura perfetta per questo segmento. Fino all'8 di febbraio potrete riscattare gratuitamente Doors Paradox, che sarà poi sostituito dall'accoppiata formata da Doki Doki e Lost Castle. Sony ha annunciato i titoli che entreranno a far parte del PlayStation Plus Essential nel mese di febbraio e che potranno essere riscattati a partire dal prossimo martedì. Si tratta di una tripletta niente male. Rollerdrome è una vera perla indie, essendo un mix tra il gameplay di Tony Hawk e quello di Max Payne, io l'ho semplicemente adorato. Homestars invece sarà pure una scopiazzata senza pudore di Splatoon, ma chi l'ha provato ne ha parlato un gran bene, mentre Steel Rising calmerà la sete degli amanti dei Souls-like. A quanto pare non raggiunge le vette qualitative di un Lies of P, ma anche di questo gioco ne ho sentito parlare molto bene. Voi lo avete provato? Pure Nintendo si getta nella mischia dei giochi a gratis con una demo gratuita di Mario vs Donkey Kong, titolo in uscita il prossimo 16 febbraio. Io vi consiglio caldamente di provare questa demo, soprattutto in multiplayer, perché riesce a spiegare il gioco meglio di qualsiasi trailer visto fino ad ora. È un peccato che questa release stia passando abbastanza inosservata. Per me il remake ha un grandissimo potenziale. Peccato però che la demo duri veramente troppo poco, e ora è una vera crudeltà dover aspettare ancora 2 settimane prima di poter giocare al gioco completo. Esce oggi Suicide Squad Kill the Justice League, e il lancio a quanto pare è ancora più disastroso di quello che potevamo ipotizzare. Non solo i dubbi sul gameplay e sulla struttura da game as a service sono stati confermati dalle poche recensioni uscite fino ad ora, ma tra la scelta di non dare le copie in anticipo recensori e bug che hanno costretto a chiudere i server dopo un'ora dall'apertura dell'early access, ci sono tantissimi elementi negativi che si aggiungono a una pessima gestione di tutta l'operazione. Un vero peccato, perché sotto tutta questa montagna di errori il tocco di Rocksteady sembra esserci, e in molti sono riusciti a intuire delle interessanti idee di game design e storytelling. Mi piange il cuore a pensare che Rocksteady, uno degli studi più talentuosi in circolazione, sia rimasto bloccato su questo progetto per così tanto tempo. Ma allora chiudiamo questa prima sezione con 2 note positive. Il supporto post lancio ad Alan Wake 2 continua, anche perché il titolo, per quanto sia stato il mio GOTY, è stato lanciato con una marea di problemi tecnici. L'ultimo aggiornamento, oltre a sistemare numerosi bug, aggiunge anche la possibilità di rigiocare i singoli capitoli dell'avventura di Saga e Alan Wake, e anche un'opzione per ridurre l'intensità e la frequenza dei jumpscare, che effettivamente, in un capitolo in particolare, erano veramente eccessivi. Durante lo State of Play di qualche giorno fa è stata svelata la remaster di Sonic Generations, un titolo a cui verranno aggiunti nuovi contenuti dedicati a Shadow the Hedgehog. E ora abbiamo anche il primo teaser trailer del terzo film di Sonic, in uscita a fine 2024. Dalla presenza di Shadow, alla scelta del logo, fino alle musiche, tutto è una citazione palese a Sonic Adventure 2, uno dei titoli di Sonic a cui sono più affezionato in assoluto. Anche se non sono un appassionatissimo del brand, devo dire che un teaser del genere mi fa un certo effetto. E voi? Siete in hype? Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce ne è veramente per tutti i gusti, e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Vorrei parlare dell'apertura della campagna Indiegogo di Aya Neo Flip DS, una console, anzi un PC portatile a doppio schermo di cui recentemente vi avevo parlato in un video, di quelli brevi. I Nintendo DS e 3DS hanno un posto speciale nel cuore di molti appassionati, ma recuperare oggi la loro libreria non è un compito semplice a causa della loro impostazione a doppio schermo. Visto che le console diventano sempre più complesse da ritrovare a prezzi umani, è per questo che quando esco
escono fuori progetti del calibro di Aya Neo Flip DS, si tende a indicare questi hardware come dei potenziali successori spirituali delle portatili Nintendo. Non che sia impossibile emulare piattaforme del genere su uno schermo singolo, soprattutto se touchscreen, ma è indubbio che l'esperienza perda molto rispetto agli hardware originali. Ora che c'è stata l'apertura della campagna Indiegogo per la Flip DS, bisogna rendersi conto però che si tratta di un prodotto con grandi potenzialità che vanno ben oltre l'emulazione di DS e 3DS e forse raggiungono addirittura il Wii U. Infatti, montando di base un processore AMD 7840U, Flip DS si avvicina e forse supera anche le specifiche tecniche di PC portatili di fascia medio-alta come ROG Ally e Legion Go, con prezzi che vanno giustamente ben oltre il pubblico di riferimento delle portatili Nintendo. I prezzi per la configurazione base disponibili in sconto solo per chi parteciperà alla campagna Indiegogo partono da 682€. Si parla di una fascia di prezzo superiore anche a Steam Deck. Certo, si tratta di un pacchetto completo, ma non so quanto abbia senso investire una cifra del genere se l'obiettivo principale è quello di emulare console come il DS e il 3DS. A questo punto spero che prima o poi esca un successore ufficiale di questa linea evolutiva o che qualche compagnia come Analog pensi a una soluzione dedicata tramite FPGA in grado di emulare a livello hardware le piattaforme esattamente come accade con il Game Boy e l'Analog Pocket. Ma ditemi, il progetto Aya Neo Flip vi intriga? Siete pronti a buttare quasi 700€ su Flip DS? Vi aspetto nei commenti. Intanto è iniziato febbraio e siamo entrati ufficialmente in clima Nintendo Direct, anche se non c'è stato un annuncio ufficiale. Tra rumor e leak però possiamo già farci un'idea sia di quando vedremo questo evento, sia di quale sarà parte del suo contenuto. Partiamo intanto da una scoperta avvenuta tramite il data mining dell'ultimo aggiornamento di Hi-Fi Rush, avvenuto per festeggiare il primo anniversario dalla pubblicazione del gioco. All'interno del codice sono stati infatti trovati dei costumi celebrativi che palesemente rimandano all'approdo del gioco su altre piattaforme, oltre all'ecosistema Game Pass. Si vocifera da parecchio infatti della fine dell'esclusività di questo fenomenale rhythm action game, che sarebbe pronto a sbarcare anche su piattaforme Sony e Nintendo. E visto che durante il Developers Direct di Hi-Fi Rush non c'è stata traccia, e lo stesso è accaduto anche durante lo State of Play, il Direct di Nintendo potrebbe essere l'occasione perfetta per svelare finalmente questo importante passaggio. Quindi possiamo ipotizzare che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte, ma quando potrebbe avvenire il prossimo Nintendo Direct? Beh, la data potrebbe essere molto più vicino di quello che pensiamo, e il Direct potrebbe arrivare fra meno di una settimana. Parecchi insider puntano su una data compresa tra il 5 e il 9 febbraio, ovvero la prossima settimana, e l'indizio più corposo e intrigante ce l'ha dato Bilbil Kun, una fonte che si è rivelata più e più volte straattendibile. Per il leaker di D-Labs, entro la prossima settimana, ovvero 15 giorni da quando ha pubblicato il post lo scorso venerdì, sarà possibile giocare in modo diretto e senza attese un titolo indie che il leaker sta aspettando con grande trepidazione. L'ipotesi più accreditata è che dietro queste parole si nasconde la possibilità di uno shadow drop post direct di Penny's Big Breakaway, il platform in 3D ad opera del team di Sonic Mania, di cui tra l'altro proprio oggi sono usciti i primi hands-on. Insomma, che ne dite? Ci credete a un direct per la prossima settimana? Per me, come ipotesi, non è poi così assurda. Anzi, è in linea con quanto abbiamo visto gli scorsi anni, no? E chiudiamo la settimana con una delle voci di corridoio più interessanti degli ultimi tempi. Secondo una fonte specifica, Sony sarebbe interessata a rientrare nel mercato delle console portatili. Non facciamo scherzi, eh? Scordatevi PlayStation Portal. Per il leaker e insider Moore's Law is Dead, Sony starebbe pensando a un successore di PSP e PlayStation Vita. Questa ipotesi viene discussa a lungo in un podcast di cui vi lascio il link in descrizione e qui per ora vi faccio soltanto un breve riassunto. Per Moore il progetto sarebbe ancora in una fase embrionale di design e il lancio dovrebbe avvenire non prima di 2 anni da oggi. L'idea sarebbe quella di proporre un hardware in collaborazione con AMD in grado di far girare in retrocompatibilità nativa tutti i titoli PS4 e di offrire una modalità pro per i giochi PS5 che però andrebbero testati singolarmente e ottimizzati di caso in caso, un po' come accade oggi con le patch next gen. Per questo l'hardware sarebbe ancora molto lontano dal completamento, in quanto questa nuova PlayStation Portable apparterebbe alla famiglia di PlayStation 6 e rappresenterebbe un'alternativa meno potente ma portatile alla console principale. Moore ci tiene a specificare che può confermare che ci sia una portatile PlayStation nelle prime fasi di sviluppo, ma che le esatte funzionalità e potenzialità del progetto sono ancora tutte da definire. Insomma, è uno scenario ancora molto embrionale
e soprattutto proviene da fonti non ufficiali, che in passato non sempre ci hanno preso con le loro affermazioni. Ma per quanto mi riguarda, per Sony questa sarebbe la cosa più logica da fare, almeno ora che se n'è andato Jim Ryan. Non solo per come si sta muovendo il mercato dall'arrivo di Switch in poi, ma anche per l'entusiasmo che è stato dimostrato nei confronti di un esperimento come PlayStation Portal. Se uno streaming device così limitato riesce a risvegliare la curiosità di chi è rimasto con un pezzo di cuore sulla PSP e su PlayStation Vita, ma vi immaginate che cosa potrebbe significare oggi, anzi, meglio domani, una nuova PlayStation portatile? Voi che ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Direct tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Portable, Michele Direct. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Velocissimo. Tim.